Ciao amici, iniziamo bene la settimana insieme, anche perché iniziarla male non ci serve. Anche se stiamo ancora lavorando e abbiamo voglia di ferie e basta, meglio viverla bene la settimana. Che ne dite? Quando ero ragazza avevo appeso un foglietto davanti alla scrivania dove studiavo e c'era scritto così, mi ricordo: se c'è rimedio, perché t'arrabbi? Se non c'è rimedio, perché t'arrabbi? E questa è sempre stata un po' la mia filosofia, e può essere anche la vostra se volete. Io sono d'accordo, e anche lui è meglio che non si arrabbi, vero? È sempre uno squaletto. Ma come si fa a restare sempre calmi, eh? La meditazione aiuta tanto. Pensate che la scienza sta facendo infinite ricerche su questa millenaria pratica orientale per calmare la mente e sembra che davvero aumenti la quantità di dopamina e serotonina, due molecole che aumentano il buon umore e le emozioni positive direttamente nel cervello. E cosa aspetti a spiegarci come si fa? Sì, è vero, io la faccio regolarmente e lo so, ho in programma un video sulla meditazione, lo farò sicuramente, non vi dico quando, ma sarà presto. Intanto iscrivetevi al canale con il solito facile click e attivate le notifiche, così YouTube vi avvisa direttamente appena esce un nuovo video. Oggi voglio salutare Sara e Federica che mi seguono regolarmente e mi hanno chiesto un saluto speciale via video. Eccomi qua! Ciao Sara! Ciao Fede! Continuate così, trendy e sane con Simona. E anche voi amici, condividete questo video così ci sarà un'epidemia di benessere e salute. Veniamo ai video. Tante volte si pensa di mangiare bene e invece si potrebbe mangiare in modo molto più sano. Basta poco, come vi ho fatto vedere in questo video, su cosa io non comprerei al supermercato per restare in forma durante l'estate. C'è anche Squaletto che fa l'arbitro con il punteggio sui vari cibi. Ma mercoledì, per compensare, vi farò vedere che cosa comprerei io al supermercato, che cosa metterei nel carrello per dimagrire e restare in forma. In realtà andrò ancora io al supermercato. Giusto, così l'esperienza aiuta a memorizzare. Venerdì vi farò vedere come preparo la mia merenda bruciagrassi preferita, perché io sono una persona che mangia abbastanza, mangia tanto anzi, ma le cose giuste. Anch'io voglio imparare come si fa. Sabato gli esercizi con Serena per avere braccia toniche e snelle, ognuno secondo la sua costituzione, come dico sempre, ma anche forti, perché la forza serve sempre. Quanto ne ho bisogno, è di tutto. A proposito, se ancora non li avete visti, andate a vedere i video della mia playlist per stare in forma in estate. Funzionano veramente e non c'è nulla di estremo che faccia male alla salute, anzi, solo bene. Noi li abbiamo visti! E per finire la settimana un altro video super utile, ma prima mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Scusa Simona, ho notato che in estate la mia pelle peggiora tantissimo, mi puoi dare qualche consiglio naturale? Certo, proprio di questo volevo parlare. Domenica ho in programma un video sulla cura della pelle in estate, con le mie strategie furbissime per avere una pelle sempre sana e di conseguenza sempre perfetta. Oh! Bene, allora stay tuned! Noi ci vediamo presto, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao!